Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. In the throat of these four rooms, bright and iron and withered fumes, far below these sinful means, gold has flown through loosened streams. Oggi, seconda puntata del nostro viaggio, la 24esima delle WSOP 2013, vi parleremo di quanto è tosto, nonostante tutto e tutti, Dario Sammartino. Di come un poker pro come Cristiano Guerra valuti se accettare uno sponsor oppure no. Di 5T, pappagalli e bandierine nella città del peccato. Ma subito, copertina dedicata ad un casinò di downtown che potremmo considerare un tempio. Non perché sia effettivamente oggetto di venerazione da parte di qualcuna delle dozzine di professioni religiose che potete trovare negli Stati Uniti, ma perché nella sua poker room è nato un mito del poker azzurro, quello dell'Italian Pirate. Ve lo ricordate l'Ultimate Poker Challenge? Era il primo torneo mai visto sulle televisioni italiane ed era filmato e giocato qui al Plaza. L'Ultimate Poker Challenge era un torneo dove partecipavano veramente i top giocatori. Se infatti avete visto un po' di puntate, vedevate Todd Bronson perdere in heads up con due asse contro asso 10. Ovviamente me lo ricordo ogni volta che lo vedo. Negreanu che commentava e giocava anche, anche Doyle Bronson c'era, che veniva a commentare qualcuno di questi tornei e anche a giocarlo. E l'ultima Poker Challenge era poi il posto dove mi vedevate per la prima volta con una bandana, perché l'ho messa per caso un giorno che faceva caldo, sono arrivato al tavolo finale e ho detto lo metto anche il giorno dopo, tavolo finale anche quello. E insomma è stata un po' la mia caratteristica che poi ho deciso di continuare nel tempo e poi è stata cambiata dal ciuffo biondo. Nella prima puntata ci siamo lasciati chiedendoci cosa avrebbe potuto combinare Dario Sammartino nell'evento 32 delle WSOP, un $5,000 6 max. Chiamato all'appello, il napoletano ha risposto presente, tenendo alti i nostri colori dopo l'eliminazione in 18esima posizione di Massimo Mack Shark Mosele. Di fronte nel day 3 Dario troverà fenomeni come Jonathan Little, Eric Lindgren e Al Nembari. Paura? Non scherziamo, please. Rimasti 14 left, sono messo molto male, però alla fine 17 bui, quindi non abbiamo niente da perdere, domani sto lì a gamblarmela. Avevo 420k quando la media era più o meno 160, quindi 3 average. Ero messo molto bene e stavo giocando un gran poker. Solo che ho perso 3 showdown di fila, in BVB asso 6 contro asso 5, 5 al flop, un flip da 160, lui 4-4 di asso jack, anzi no, da 190 a 200 perché c'era anche la dead money di dell'original racer che ho flattato e l'altro ha pushato e poi l'ho collato. Jack al flop, scala runner runner. Il terzo è stato sì asso K contro 10-10, il pot era grosso da 2,60 e è deciso asso al river. Quindi alla fine, nonostante questi 3 showdown persi, siamo ancora dentro, quindi c'è ancora speranza. Gli avversari, a parte Moorman, che è la terza o quarta volta che contro cui gioco, non mi ha impressionato nessuno. Avevo edge, penso, su tutto il resto del tavolo. E ti ho detto, l'unico era Moorman, che però già conosco molto bene, ha uno stile molto aggressivo, quindi sapevo già che nel momento in cui mi andavo a scontrare con lui, giocavo sempre per l'intero stack. Altrimenti uscivo dalla mano dall'inizio. Questa è stata la strategia che ho adottato contro di lui ed è andata bene. Per la quarta volta in 4 mesi arrivo 16 left, 20 left ad un torneo importante. Non so se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché alla fine per ora non ho ancora vinto niente di importante. Spero che sia questa la volta buona. Ci spero davvero, anche perché se facciamo double up dopo penso di potermela giocare molto bene. Avere uno sponsor che ti paghi i tornei che vedi giocare in TV è il sogno di ogni appassionato di poker.
Cristiano Guerra ci è venuto per 2 anni alle WSOP da sponsorizzato. Quest'anno però ha deciso di non rinnovare il contratto e di venirci a sue spese a Las Vegas. Che sia improvvisamente impazzito? Ascoltatelo e giudicate voi! Sicuramente lo sponsorship è importante per un giocatore, diciamo, da un punto di vista magari anche di immagine, se uno vuole, diciamo, intraprendere un progetto insieme ad un team per avere un qualcosa di più a parte i target personali. Però diciamo che io alla fine l'offerta alla fine l'ho rifiutata io, diciamo, perché non era conforme a quello che mi aspettavo e ai miei obiettivi, e ero comunque consapevole di venire qui a Las Vegas e fare tutti quanti i tornei no limit a mie spese, visto che comunque gioco da tanti anni e posso comunque permettermelo, e quindi diciamo che a livello di gioco non mi cambia nulla, a livello di pressione neanche, perché alla fine gioco come ho sempre giocato e i risultati per ora non sono buonissimi. 2 ITM l'abbiamo fatte, adesso 2 bolle, vediamo un po', insomma. Diciamo che quando un giocatore inizia a giocare a poker o a qualsiasi magari altro sport o disciplina, uno dei più grandi obiettivi, oltre a quello di avere risultati vincenti, è anche quello di avere una sponsorship. Il discorso cambia quando comunque dopo tanti anni e comunque dopo aver provato anche diversi team, uno si rende conto che magari i propri obiettivi non coincidono più con quelli della poker room che sponsorizza il giocatore. Per quello che mi riguarda, anche considerando quello che è il mercato delle sponsorizzazioni oggi attualmente in Italia, c'è stato un calo fortissimo rispetto ai primi anni, c'è stata una diminuzione del budget da parte di forse di tutte le poker room, e anche se noi riscontriamo per esempio a livello mondiale ci sono giocatori fortissimi che però rimangono senza sponsor, e sono tanti anni che rimangono senza sponsor, e per esempio magari un Giboro adesso è senza sponsor, o comunque è stato in piccole poker room, non è mai stato preso d'occhio da poker room importanti, e quindi questo non è sinonimo della validità o meno di un giocatore. È ovvio che per molti, soprattutto che si avvicinano vedendo il poker in TV, un poker mania o queste cose, è chiaro che la sponsorship è un obiettivo, però una volta che poi questo si riesce a raggiungere, uno deve essere anche consapevole del fatto che spesso non rispecchia le proprie aspettative, e bisogna poi vedere se è, come si dice, una scelta più e V. Cercate una sponsor se non l'avete mai avuta, perché sicuramente è una bellissima esperienza, serve per crescere, per confrontarsi con i propri compagni di team, però non deve essere il vostro pallino fisso, perché ci sono moltissimi giocatori, soprattutto per esempio nell'ambito del cash game, che continuano a giocare e hanno vincite stratosferiche, per esempio San Martino, che sta anche qui alle WSOP e sta facendo per ora una trasferta buonissima, non è mai stato sponsorizzato da grandi poker room, e attualmente senza sponsor, eppure è un giocatore tra i più forti di quelli che abbiamo in Italia. Diciamo che quando uno valuta se accettare o meno una sponsorizzazione, gli aspetti che deve considerare sono molteplici, non soltanto quello dal punto di vista economico, perché per esempio noi possiamo avere un'azienda leader mondiale di poker che sponsorizza e che magari ti offre 40.000, per esempio, sono numeri a caso, mentre un'altra che è appena nata te ne offre 100. Sempre numeri a caso, però diciamo che ovviamente con questa società tu rischi, perché è nata, è appena nata, non sai magari se la serietà delle persone che ci sono dietro, mentre invece accettare uno sponsorship prestigiosa con una società leader, questo ti permette di avere soprattutto più prospettive per il long term, e quindi stai, diciamo, sei sicuro. È come se per esempio ti dicessero: vuoi un contratto da 10.000 con la Juventus o da 20.000 col Barletta. Max Pescatori qui a Las Vegas non ha un cane, un gatto o un canarino. A fargli compagnia ha invece Giotto, un pappagallo. Sinceramente non ricordo se quello dei pappagalli possa essere definito un cinguettio. Se così non fosse, a cinguettare in casa ci pensa comunque Max. È il momento di hashtag at Vegas. Hashtag Raz. Il Raz è il gioco dove uno deve fare il punto peggiore possibile, quindi asso 2, 3, 4, 5 è la mano peggiore, quindi migliore, che vince tutti i colpi. È un gioco per esempio che Galb non potrebbe mai giocare, perché lui fa full poker ogni mano, quindi non può giocare. Io invece l'ho giocato oggi e purtroppo sono, se mi vedete, sono abbastanza deluso, perché sono finito 22esimo su 301. Quarta bandierina, ma avevo un tavolo talmente bello che veramente oggi mi scoccia avere perso. Ero in media di chips, ho giocato 2 piatti veramente veramente grandi e li ho persi entrambi da favorito. Quindi, vabbè,
c'è sempre domani e speriamo di fare bene nei prossimi eventi, ma comunque se ci si arriva tante volte, poi prima o poi si va dritti e si riesce a vincere. Ciao a tutti. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani, potremo decidere di parlarvi di cibo sano, di camminate nel deserto o di fantapoker. Valuteremo in corsa, sperando che poi ci tocchi di parlarvi di braccialetti azzurri. See you tomorrow, guys!